Qual è il bilancio finale dello Stresa Festival di quest'anno? Credo che sia stato un festival con tanti spunti e che il pubblico lo abbia gradito e che sia di fatto accorso numeroso. Questo tentativo di mettere insieme diverse forme d'arte, quindi la musica ma anche coreografia, la letteratura, gli incontri per esempio con due scrittori, che è stato un po' il primo tentativo, il primo esperimento che ha avuto un bel successo, credo che sia una formula da ripresentare, nel senso che nel mondo d'oggi dove la parte visiva della vita è preponderante rispetto a quella uditiva, magari associare alla musica qualche elemento visivo, qualche proiezione, qualche romanzo commissionato dal festival a tema musicale, potrebbe anche essere un qualcosa che è possibile, sperimenteremo nelle prossime stagioni. Essere qui con la Filarmonica del Teatro Regio di Torino a fare questo concerto insieme a un solista con cui ho condiviso tantissime esperienze in giro per il mondo con le orchestre più importanti, che è Enrico Dindo, è un po' come tornare a casa. E quali sono i prossimi programmi? Sui prossimi programmi non posso troppo sbottonarmi, abbiamo già diverse idee. Continueremo in questa direzione di commistione tra i generi, chiaramente dove la musica sarà il leitmotiv, la linea portante, e cercheremo comunque, questo è il tentativo, la direzione che abbiamo imboccato, di presentare, come mi piace dire, in un buffet di colazione di un hotel 5 stelle lusso, tante possibilità, e poi il pubblico deciderà cosa venire a prendere.